È ufficialmente iniziato l'anno straordinario della capitale italiana della cultura di Pesaro 2024. Sabato mattina si è svolta la cerimonia inaugurale, una grande festa popolare alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 8.000 presenti tra cittadini, turisti e studenti hanno riempito gli spalti della Vitrifrigo Arena di Pesaro. La mattinata, condotta da Paolo Bonolis, si è aperta e chiusa con l'Orchestra Olimpia di Pesaro, poi il suggestivo e intenso contributo di Mariangela Gualtieri, poetessa tra le più sensibili e apprezzate della scena contemporanea. Sul palco il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato l'importanza della cultura e parlato dell'inizio di un sogno operoso per la città di Pesaro. Pesaro si propone quest'anno di fare interagire arte, natura e tecnologia. Artigiani dell'immaginario è uno degli slogan per unire il fare proprio dell'artigiano con la cultura immateriale, con la creatività. Tanti verranno a Pesaro, da ogni parte d'Italia, d'Europa, da altri luoghi, per incontrarvi, per conoscere il vostro patrimonio storico-artistico. È una conseguenza di quella circolarità della cultura che non sopporta restrizioni o confini, che pretende il rispetto delle opzioni di ogni cittadino, che respinge la pretesa di pubblici poteri o di grandi corporazioni di indirizzare le sensibilità verso il monopolio di un pensiero unico. Se la cultura è sapere, creatività, emozione, passione, sentimento, ebbene è il presupposto della nostra libertà, inclusa quella di stare insieme. Pesaro è ricca di retaggi culturali e il progetto che coinvolge 50 comuni della provincia amplierà ancora di più le opportunità di questo anno straordinario. Un posto d'onore compete a Gioachino Rossini, uno dei grandi della musica europea, compositore innovativo, geniale, ironico, simbolo affascinante dell'Italia che stava sorgendo. Per Pesaro certamente sarà la prossima una stagione rossiniana del tutto particolare. Oltre che eredità del passato, la cultura è soprattutto presente e futuro, non semplice consumo di ciò che è casualmente disponibile. È un passaggio di testimone da una generazione all'altra. Il passaggio del testimone è uno dei compiti più importanti che appartengono a una comunità e alla sua civiltà. Un grande momento di civiltà, oltre che un dovere. Fare cultura significa creare opere dell'ingegno. Il fatto che si continui a sognare, ha scritto l'antropologo Roger Bastide, conferma che la creazione resta da completare. Per Pesaro inizia quindi oggi un sogno operoso. Una giornata storica che per la città di Pesaro segna l'inizio di una serie di appuntamenti culturali, un momento dedicato al racconto della natura della cultura, ma anche al rilancio della cultura della pace. È una giornata storica per noi, per le Marche, una giornata che ha rappresentato il grande orgoglio della provincia italiana, che vuole competere a livello nazionale e internazionale, e ha rappresentato anche la volontà di raccontare la natura della cultura e quindi la sfida per salvare il pianeta e al tempo stesso la volontà di rilanciare la cultura della pace, come ha detto egregiamente il Presidente della Repubblica. Un anno importante per Pesaro e non solo, la capitale della cultura diventa un'occasione da sfruttare anche per la Regione Marche, un motivo in più, dice il presidente Acquaroli, per continuare a crescere e investire. Il senso di quest'anno è il senso di continuare a crescere e investire su una riconoscibilità e una capacità di essere attrattori rispetto a mercati e circuiti che fino a qualche tempo fa non ci prendevano in considerazione o comunque ci prendevano in considerazione o ci conoscevano poco e quindi si poteva soffrire dal punto di vista turistico e dal punto di vista culturale. E poi è chiaro che questi flussi sono uno stimolo per gli imprenditori, per le istituzioni a fare sempre di più, sempre meglio.